Esiste qualcuno a cui non piace il gelato al pistacchio? Io non conosco nessuno. Oggi vediamo come prepararlo in casa. Buongiorno a tutti e benvenuti in Cucina Botanica. Io sono Carlotta e in questo video vi faccio vedere come preparare del gelato al pistacchio buonissimo, sano, senza gelatiera e con una ricetta molto molto semplice. Cominciamo subito. Gli ingredienti che ci serviranno per preparare il gelato al pistacchio sono 100 g di pistacchi al naturale, 300 ml di latte di soia o di mandorla, 150 ml di panna di soia e 160 g di sciroppo d'agave o quantità equivalente di un dolcificante a vostra scelta. Cominciamo versando tutti questi ingredienti all'interno di un frullatore. Lo azioniamo e lo facciamo andare finché non avremo ottenuto una crema liscia e omogenea. Se preferite un gelato leggermente granuloso, potete anche utilizzare un mixer da cucina. Oppure potete usare comunque il frullatore, ma fermandovi prima di ottenere un composto liscissimo. Una volta ottenuta la crema della consistenza desiderata, versiamo la crema all'interno di uno stampo per i cubetti di ghiaccio. Se vi avanza del composto, non temete. Va bene anche versarlo in un qualsiasi contenitore. In questo caso lo taglieremo dopo a cubetti più piccoli. Ora li mettiamo nel congelatore e aspettiamo che si congelino completamente. Ci vorranno circa 6 ore. Una volta pronti, saranno più o meno così. Versiamo nel frullatore i cubetti di ghiaccio ottenuti, mentre invece tagliamo a pezzetti, facendo molta attenzione il composto che si è solidificato all'interno del contenitore. Ora riazioniamo il nostro frullatore o il nostro mixer. Qui potreste aver bisogno di qualche minuto di scongelamento, soprattutto se non avete un frullatore molto potente. Se all'inizio non riuscite a frullare, potete aggiungere qualche cucchiaio di latte vegetale per facilitare il processo. Mi raccomando, non esagerate. Una volta frullato completamente, ecco qui il nostro gelato al pistacchio. Cremoso, buonissimo e semplice. Se volete renderlo più denso, vi basterà trasferirlo in un contenitore e lasciarlo in freezer almeno per 40 minuti. Questo gelato si può conservare per circa un mese, all'interno di un contenitore ermetico. Per gustarlo cremoso, ricordatevi di tirarlo fuori almeno mezz'ora prima di mangiarlo. Bene, io direi che per oggi è tutto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che proverete a fare questo gelato. Nel caso, fatemi sapere se vi piace. Se vi va potete lasciare un like o un commento, a me fa sempre molto piacere sapere cosa pensate e vi ricordo, per non perdervi i prossimi video, che potete iscrivervi al canale cliccando sul pulsante iscriviti qua sotto. Io vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo prestissimo qui sul canale di Cucina Botanica nel prossimo video.